Il video di oggi parlerà degli errori gravi che potremo commettere quando montiamo un impianto fotovoltaico. È molto importante rispettare tante regole e ne vedremo alcune oggi molto molto importanti. Sia che siamo principianti, quindi per mancanza di conoscenza, o che siamo professionisti, quindi per eccesso di confidenza, potremmo fare errori gravi. Guardate questo video e iscrivetevi al canale. Perché mi ritrovo con questo regolatore di carica? Perché di solito questi errori con i cavi li facciamo quando dobbiamo avvitare tutti gli ingressi del regolatore di carica, quindi l'ingresso del pannello fotovoltaico, l'ingresso delle batterie, l'ingresso degli utilizzi, sia del regolatore di carica che degli inverter o degli inverter ibridi che hanno sia l'ingresso della batteria che del regolatore di carica. Ora noi con questo cavo andremo adesso a capire quale può essere un errore. Adesso ci avvicineremo con la telecamera perché metteremo questo cavo all'interno di questo morsetto. È semplice, andiamo a spelare il cavo, lo inseriamo nel morsetto, dopodiché chiudiamo con il cacciavite e abbiamo fatto il contatto. Ok? A questo punto noi diciamo ok, questo è stato fatto. Ma avviciniamoci con la telecamera e capiamo l'errore che qui volontariamente è stato fatto e che è lo stesso errore che si può fare su questi regolatori di carica. Dopodiché ci recheremo da un caro amico del canale che mi ha chiamato per dire come mai stavo rischiando un incendio, quasi si bruciava un regolatore di carica. Vedremo cos'è successo ed è esattamente questo l'esempio che volevo farvi. Eccoci quindi a distanza ravvicinata, vediamo il nostro morsetto che abbiamo appena stretto, però se andiamo a zoomare all'interno vediamo che non abbiamo chiuso il morsetto sul rame, ma l'abbiamo chiuso sulla plastica. Ecco che nella maniera più assoluta, quando stringiamo in maniera forte, la vite andrà magari a toccare il rame, avremo una sorta di contatto, ma non sarà esattamente della dimensione, della portata del cavo di rame che avevamo scelto. Questo errore è esattamente l'errore che è successo sul regolatore di carica che vi ho appena fatto vedere, esattamente all'interno dei suoi contatti. Vedete, qui si vedono chiaramente i contatti metallici, ma c'è anche un ingresso in plastica. Se noi inseriamo un cavo che non è stato appropriatamente spelato e andiamo a chiuderlo con la vite sulla plastica, come in questo caso si vede che sia perfettamente possibile, ecco che non abbiamo creato un contatto solido, abbiamo creato un contatto parziale, e questo a lungo andare con i grandi assorbimenti, e questo è nello specifico un 60 A e c'è tanta corrente che passa, andremo a creare quello che vedremo nel video che segue. Quindi dopo aver smontato il regolatore di carica, ecco quello che è successo con un cavo sottodimensionato che era stato addirittura avvitato in maniera lenta, diciamo, e quindi ha cominciato a scintillare, ha cominciato a scaldarsi. Ora bisogna pulire tutte le incrostazioni che si vedono in modo da ripulire il contatto. Dopodiché bisogna usare un trapanino con la spazzola di ferro in modo da andare a togliere ogni traccia di ossidazione, di arrugginimento, di bruciatura, di plastica, in modo da ripulire completamente il contatto che è stato in questo caso bruciato. È riutilizzabile, è ancora funzionante, non è stata rovinata la scheda come possiamo vedere, quindi le saldature sono ancora buone. Andiamo a verificare anche queste saldature se sono state, diciamo, sciolte, e a quel punto andiamo a pulire tutto quanto. Vedete come il sottodimensionamento dei cavi, o avvitarli in maniera lenta, provoca questi surriscaldamenti. Qui vediamo bene anche la pulizia del contatto primario del positivo, dove si vede il rame pulito bene, anche se la scocca è bruciacchiata e dà fastidio, ma a noi interessa che la superficie che sarà a contatto col cavo deve essere perfettamente pulita, come in questo caso. Bene amici, questo era il primo errore possibile, credetemi non è raro, e lo andiamo a segnare sulla nostra solita lavagna.
Errore numero 1, serraggio. Passiamo adesso all'errore numero 2. L'errore numero 2 è molto semplice e anche questo capita spesso. Noi andiamo a prendere un cavo, lo introduciamo nel nostro contatto, qualsiasi contatto esso sia, lo andiamo ad avvitare e pensiamo che tutto vada bene. Ma cosa succede? Che il contatto è in realtà morbido perché non è stato avvitato correttamente. Questo, quando abbiamo dei pannelli sul tetto, quando abbiamo avvitato i nostri cavi sui regolatori di carica, a motivo della variazione di temperatura, a motivo degli eventi atmosferici, può succedere che questi falsi contatti alla fine si ossidano perché non sono perfetti, non sono stretti bene. Potrebbero o staccarsi o generare scintille o surriscaldamento. Quindi il falso contatto, così come viene chiamato, è una cosa da evitare nella maniera più assoluta. Quando noi mettiamo un cavo all'interno della presa e lo avvitiamo, dobbiamo essere completamente sicuri che il cavo non si stacchi. Questa forza, questa tenacia dà sicurezza e garanzia che la connessione è perfetta e non c'è, come dicevo prima, un falso contatto. Bene, questo è l'errore numero 2, lo andiamo a segnare sulla nostra lavagna. Falso contatto. Passiamo al grave errore numero 3. Il sottodimensionamento dei cavi. In un impianto fotovoltaico bisogna scegliere i cavi giusti che devono trasportare la giusta corrente. Rispondiamo subito a una domanda: se uso cavi più grossi, meglio. Chiaramente aumenta il costo, perché i cavi più grossi, oggi col prezzo del rame, sono più costosi. Però più grossi fa niente, ma sottodimensionati è molto pericoloso. Chiaramente quando parliamo di più grossi dobbiamo valutare un cavo che debba entrare nelle congiunzioni. Non facciamo un cavo grosso e poi quando dobbiamo andare alla congiunzione tagliamo i pezzettini di rame perché non ci passa. Allora non è un cavo grosso, è un cavo dove il punto più stretto è quello che conta più di tutti. Vi faccio un esempio. Qui ho due cavi, sono totalmente diversi, vedete? Se io ho un impianto a 12 volt che mi richiede questo cavo, che è grossissimo, qui siamo su 170 mm quadri, non possiamo mettere questo. Vedete la differenza, la quantità di rame, la trasportabilità della corrente? Perché rischieremmo problemi. Quali sono i problemi? Il surriscaldamento del cavo più sottile e a volte, se è molto più sottile, anche la bruciatura o l'incendio. E nel tempo un cavo che trasporta male continuerà a scaldarsi e il caldo e il freddo lo porteranno a seccare le plastiche, anche se sono siliconiche, e a rovinarsi nel tempo o a creare un'altra problematica, cioè l'annerimento, l'ossidazione, che vedremo dopo. Per capire questo aspetto voglio farvi un esempio pratico con una lampadina da auto alimentata con un cavo appropriato o con un cavo sottodimensionato. Durante la prima parte dell'esperimento abbiamo attaccato una lampadina a questo alimentatore, cavo negativo e cavo positivo. Questo è il cavo di alimentazione originario della lampadina, questa è una 50 watt. Vediamo cosa succede se accendo. Bene, la lampadina si è accesa, oscuriamolo un attimo. Il cavo è freddo perché è il suo di serie, è stato studiato apposta. Adesso andiamo a sostituire questo cavo con un altro, ovvero con questo cavo sottile che ho preso proprio per fare questa dimostrazione, un cavo che non regge la portata di questi watt, e quindi vediamo cosa succederà. Lasciamo quindi il polo negativo attaccato e attacchiamo a questo cavo un altro cavo sottile, sottodimensionato, sarà questo a condurre la corrente, lo attacchiamo quindi al polo positivo, indifferentemente comunque positivo o negativo. Adesso diamo corrente e vediamo cosa succederà. Oscuriamo la lampadina e vediamo chiaramente che il cavo sta fumando, ovvero
è sottodimensionato rispetto alla portata, quindi inizia a scaldare, poi fuma, poi diventa rosso e si fonde. Questo è quello che potrebbe succedere sul tetto, chiaramente a lungo termine, non è una cosa che accadrà all'istante, ma avremo la bruciatura delle plastiche, avremo un impianto che non è per nulla efficiente e non dimentichiamoci che quando la corrente non passa liberamente, ne passa meno. Quindi terzo errore da non fare, sottodimensionamento dei cavi. E passiamo al quarto errore, quello dell'utilizzo di cavi usati. Ora, è vietato utilizzare cavi che erano già precedentemente su un tetto? No, ma vanno testati. Vi faccio un esempio. Qui ho due cavi, due spezzoni di cavo, che sono stati tolti da un impianto fotovoltaico vecchio. Guardate, a motivo delle correnti galvaniche che viaggiano anche nell'umidità, eccetera, e a motivo anche del surriscaldamento del cavo, dentro come sono? Sono neri. Guardate un cavo originale, com'è? È rame. Ora, se noi utilizziamo questo tipo di cavi e andiamo a fare delle connessioni senza pulirli, senza testarli, quindi nelle loro condizioni con le plastiche secche e rigide, andremo a fare un impianto ancora una volta con un falso contatto. Quindi i cavi cosiddetti cotti, vedete il rame proprio cotto, bruciacchiato, nero, utilizzati per un impianto fotovoltaico nuovo, questi cavi non hanno le stesse portate di un cavo nuovo con il rame bello fresco, bello pulito. Vi faccio con questa, vedete il cavo? Adesso vi faccio una spelatura in diretta di questo cavo con questa spela fili, che è la mia preferita. Ecco qua. Ora guardate in diretta questo cavo com'è. È nero, è totalmente nero. Possiamo dire che le correnti galvaniche che viaggiano nell'umidità e soprattutto per impianti mobili come barche a vela, roulotte, dove spesso sono soggetti alle intemperie e quindi ci sono queste correnti galvaniche, questi cavi usati, riciclati, non vanno bene perché i contatti diventano un falso contatto. Io difatti questi li uso per fare esperimenti, test o spezzoni dove posso avere il massimo controllo. Capisco che i cavi costano tanto, però utilizzare un cavo risparmiando anche una bella cifra, ma che poi non fa il suo lavoro, è dannoso per il nostro impianto fotovoltaico. Ecco quindi il quarto errore che potremmo fare, grave, importante, è l'uso di cavi cotti, cavi ossidati. E lo andiamo a segnare ancora una volta. Passiamo ora al quinto grave errore. Vediamo adesso l'errore numero 5. I cavi li abbiamo posizionati e sono sul tetto, passano attraverso il sottotetto, nella mansarda. Cosa possono subire? Possono subire l'attacco di topi, l'attacco del sole che aggredisce tutti i rivestimenti plastici e siliconici. Ora, per evitare questo, dobbiamo inserire i cavi nelle canaline. Le canaline sono delle protezioni, perché quando inseriamo un cavo all'interno della canalina noi abbiamo la completa protezione dai raggi solari, dagli animali, perché il topo mangerà prima questo. Certo, se si accanisce contro il nostro cavo è un altro discorso, ma il cavo che passa attraverso la canalina ha una protezione ulteriore, ma soprattutto dai raggi ultravioletti che vanno a interferire su tutte le superfici plastiche dei cavi, andandole a scaldare, andandole a scottare, come abbiamo detto prima. E quindi una canalina dove far passare il polo positivo e una canalina dove far passare il polo negativo non insieme è sicuramente una protezione importante. Quindi l'errore numero 5 è il cavo senza canalina. Passiamo al numero 6, riguarda la saldatura dei terminali. Ci sono alcuni che desiderano solo crimpare i cavi, altri vogliono saldarli. È una scelta personale, io preferisco crimparli e saldarli. Ma come in questo caso, è un esempio di un cavo saldato che è stato poi raffreddato. Cioè, qual è il corretto modo, il sistema per raffreddare un cavo dopo che è stato saldato?
Ebbene, guardiamo l'errore che è stato fatto qui. Questo è stato saldato, poi raffreddato, ma guardate se io faccio forza. Il cavo stagnato si è staccato dal suo occhiello, dal suo terminale col quale era saldato. Perché succede questo? Perché noi possiamo raffreddare i cavi in maniera errata, ovvero una volta saldate le due superfici dell'occhiello, del terminale e del rame insieme, un sistema errato per raffreddarlo è questo. Se soffiamo, raffreddiamo la superficie esterna e rischia di saldarsi non coesa con quella sottostante di rame. Il secondo errore è saldarlo e poi immergerlo nell'acqua. Istantaneamente le due superfici prendono un tipo di raffreddamento estremo diverso e si staccano. Questa viene chiamata in gergo saldatura fredda, quando sembra un cavo saldato, ma non lo è. E questo è un altro cavo che scalda, perché la connessione è una falsa connessione, è un falso contatto. Torniamo sempre al problema numero 2. Quindi come si raffreddano i cavi? Si fanno raffreddare da soli, non bisogna intervenire. Quando abbiamo saldato, il cavo deve rimanere senza fretta a raffreddare. E questo era l'errore numero 6, saldatura fredda. Passiamo adesso all'ultimo errore di questo video, il numero 7. L'ultimo errore che descriveremo oggi è la crimpatura errata. Questa è una crimpatrice economica normale, però efficace. Noi andiamo a scegliere la dimensione giusta che dovremo crimpare. Poi prenderemo il rame, il filo di rame, il cavo di rame con il suo occhiello, andiamo a inserirlo nella crimpatrice e andremo poi pian piano, con pazienza, a strozzare l'occhiello. Abbiamo crimpato, ma volontariamente, vediamo cosa abbiamo fatto. Abbiamo scelto il tamburo errato. Quindi è vero che abbiamo crimpato il cavo in diretta, ma non con l'attrezzo giusto. Quindi noi andremo a montare questo occhiello, ma se facciamo forza, vediamo che si stacca. Questo è lo stesso problema della saldatura fredda, dove questo cavo che ci sembra crimpato in realtà non lo è, e nel tempo, con il passaggio della corrente, può scaldare, può ossidarsi, vedete, si è stretto, ho difficoltà a metterlo dentro, ma non si è stretto come doveva. Allora dobbiamo scegliere il giusto strumento per crimpare. Ora vi sono tante crimpatrici, questa è una buona che io ho trovato in internet ed è economica, però fa il suo lavoro. Bisogna scegliere chiaramente il giusto anello, perché vedete che gli anelli roteano per andare a scegliere la proporzione giusta in base al terminale che vogliamo utilizzare. Ora immaginiamo che invece di crimpare questo cavo, questo terminale, facciamo un errore su questo terminale, cioè qui passano correnti molto forti. Se facciamo un errore qua, è un errore che sicuramente porta a danni. Ecco perché è importante crimpare nel giusto modo. Ecco che quindi il settimo errore che abbiamo potuto fare con questi cavi è l'errata crimpatura. Ragazzi, erano 7 errori, ma molto gravi. Possono provocare la distruzione del vostro impianto, la distruzione dei vostri apparecchi che sono costosi, o addirittura provocare surriscaldamenti e incendi. Oggi abbiamo descritto la prima parte, quella dei cavi elettrici. Seguirà la seconda e la terza parte. Io spero che questo video sia stato utile e vi invito al prossimo video che tratterà altri argomenti interessanti. Iscrivetevi al canale.